Eccoci qua, Agostino Fallara, non è nel suo 127, non è nella sua Violetta, è un'altra macchina. Di chi è questa macchina? Cosa sta facendo? La macchina dell'amico Vincenzo Colarco. Che cosa stai facendo? Perché hai corso con la sua macchina? No, perché gliela devo un po' inquadrare, perché non gli funzionavano tante cose, ho voluto provare io questa macchina. Che risultato hai portato a casa con questa macchina che stai curando, che stai inquadrando? La macchina ho fatto un sesto assoluto e siamo dal terzo assoluto al sesto a un secondo, meno di 2 secondi, quattro macchine. Quindi è una macchina che comincia a funzionare. Sì, si deve inquadrare un pochettino di tante cose, però può funzionare se diverte uno. Una bella macchinina. Certo. Perfetto, chi vuoi ringraziare oltre a Calarco, l'amico Calarco che ti ha messo a disposizione la macchina? Ringrazio a Calarco perché mi ha dato la macchina, ha dato la fiducia di correre con questa macchina e poi voglio ringraziare tutti quelli che mi seguono sempre. La scuderia e un pochettino tutti gli amici pure di Oppido che sono venuto qua perché ci tenevo tanto, apposta sono venuto con questa macchina, perché poi domenica devo andare là alla gara di Torre Grotta di campionato italiano con la mia. Grazie Perfetto, grazie Agostino Fallara. a voi, vi saluto, ciao. Andiamo, gruppo Invitalia classe 1150 moto. Vince, rullo di tamburi prestato a questa classe in maniera estemporanea, prima di andare a giocarsi il titolo di campione italiano a Torre Grotta, che speriamo possa arrivare, la matematica dovrebbe strizzare l'occhio, il numero 5, Agostino Fallara. Allora, i patti con Agostino sono chiari: se a Torre Grotta non porta tre colori a Reggio, prosegue verso la Lippia. A casa non torna, già abbiamo stabilito. Dopo un mese di esodo puoi tornare. Sesto assoluto, il numero 5, Agostino Fallara. Apriamo la top 5.